Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati al... Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Siamo ovviamente al Monopoly Software Shop e oggi parliamo di cuffie, sistemi di ascolto, modi di comunicare tra voi e i vostri compagni tramite ovviamente la radio, che non toccheremo quest'oggi, ma ci concentreremo nello specifico come fare a comunicare in campo, quali sono i sistemi che io uso giocando ormai da svariatissimi anni e perché sceglierne uno, perché sceglierne un altro. Vi ricordo di iscrivervi, mettere like al video e che prima di partire dobbiamo inevitabilmente ascoltarci la sigla. Ecco, adesso bisogna mettere giù però. Questa cosa qua è letteralmente il miglior sistema di comunicazioni che c'è in commercio. Io vi vorrei dire delle altre cose in proposito, ma finché non date un'occhiata in descrizione e vi ricordate che siamo al Monopoly Software Shop, non posso purtroppo andare avanti. Bazzanate a parte partiamo. Il mondo del software è bello perché è vario. Nella sua varietà ci sono due scuole di pensiero principali, o perlomeno due preferenze. Chi usa i cuffioni, chi usa l'auricolare. Queste sono le due grosse differenze. Se giocate in campo con la radio a tutto volume o con lo speaker qua attaccato, molto bello, ma dubito che giocherete a dei tornei così, perché è inservibile. Per giocare a software è necessario poter comunicare con i propri compagni in campo. Questo perché, e lo spiego a quelli che sono neofiti di questo sport perché vogliamo includere tutti quanti, è essenziale poter capire dove sono i miei compagni all'interno del campo, comunicargli quello che vedo io, per esempio dove può essere il mio avversario, che c'è un buco nel terreno grande quanto le fosse delle Marianne e voglio evitare che qualcuno ci cada dentro, o banalmente comunicare che siamo in vantaggio, possiamo pushare, insomma tutto il tipo di comunicazione che normalmente fareste messaggiandovi tra di voi e che ovviamente mentre giocate a software non è possibile fare. Grazie infatti alla radio possiamo comunicare con i nostri compagni in maniera diretta. Tendenzialmente andiamo ad aprire il canale radio con un PTT o con un sistema che ci permette di aprire il canale e andiamo a dire a chi ci sta intorno, chi è in squadra con noi, sta succedendo questo, fai questo e viceversa, cioè vi possono anche dire cosa dovete fare voi. Ne abbiamo parlato poco su questo canale, ma va da sé che è essenziale poter comunicare e saper comunicare in radio con i propri compagni. Se foste interessati a un video dove ci concentriamo su quali sono le comunicazioni, scrivete 10-4 nel box commenti, perché 10-4 ve lo spiegherò quando uscirà il video. L'auricolare è molto semplice da utilizzare. Troviamo molte volte una parte che ci entra ovviamente all'interno dell'orecchio e un'altra che va ad aprire il canale radio, che quindi funge da PTT. Non mi starò a dilungare sul perché qui c'è scritto LK e che differenze ci sono tra attacco Kenwood e attacco Midland, perché dipende che radio avete, quindi è un argomento per un'altra volta. Vi basti sapere che l'auricolare è, come ho già detto, veramente idiota e semplice da utilizzare. Ve lo infilate all'interno del timpano, lo fate passare, lo attaccate alla vostra radio e tramite il pulsantino PTT andate ad aprire e chiudere il canale. Chiaro che sentite solamente da un orecchio, chiaro che non c'è nessun tipo di protezione del vostro udito e prima che mi scriviate "ma voi non sparate con le armi vere, ma noi non spariamo con le armi vere, quindi cosa mi serve?" Tutto verissimo, ma quando succede questo è meglio avere un qualsivoglia sistema di protezione dell'udito, soprattutto se state al chiuso. Inoltre, un altro elemento che un auricolare non offre e i cuffioni offrono è una capacità di isolare il suono molto più alta, quindi una comunicazione sentita tramite questo cosino qua, che è semplicemente un auricolarino, ovviamente sarà meno potente, meno importante rispetto a quella di un cuffione. Inoltre non c'è nessun sistema di amplificazione del suono, quindi questo che ha lo stura orecchio, come lo chiamo io, vi va praticamente a occludere completamente l'udito da una parte. Sono presenti in tantissime forme, colori, dimensioni e tutto il resto, sia questi che hanno il, non so come si chiama, pneumatico, insomma il cazzillo pneumatico, che anche quelli ovviamente che sono fatti proprio a cuffietta e tendenzialmente li passa dietro l'orecchio in modo tale che rimanga all'interno. Ho visto gente giocare con le cuffie del telefono quando ancora c'era il jack infilate dentro il porto della radio e parlare così. Potete fare anche quello se volete, perdendo ovviamente tutto il sistema di PTT e altre cose. Elementi invece che sono molto comodi di questi cosini qui è che non c'è bisogno di batteria, quindi possono essere utilizzati completamente in maniera autonoma. Avete tendenzialmente sul PTT presente all'interno della scatola un sistemino che vi permette di attivare o disattivare il Vox in certi casi, non sempre compatibile con la radio, insomma vari pippoli e ninnoli che secondo me sono secondari e nel caso tratteremo in un video un pochino più avanzato. Io vorrei
meno bulli del cazzo e più gay. Abbiamo parlato di auricolare, l'abbiamo anche un po' smerdato, se dovessimo essere sinceri, ma è semplicemente un sistema molto più semplice, molto più economico per non andare su una cosa del genere. Questo invece è un cuffioni, questo è un cuffioni, complimenti, sì? E sostanzialmente sono delle cuffie molto più grosse che vi andate a mettere sulle orecchie. Io adesso le tiro fuori perché queste vanno viste, direi, e vi spiego quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi. Che poi le hanno poi trovate le palle del drago. Questi sono cuffioni M32 Earmor, chiamateli come volete, che si traduce letteralmente in scudo per l'udito, armatura per l'udito, che cosa dico? Che in realtà sarebbe anche Earmor, senti di più. Vabbè, avete capito il gioco di parole. Sono veramente idiote da utilizzare, basta, ecco, non sento più un cazzo, mettervele in questo modo e siete non solo isolati da tutto quello che capita intorno, ma avete ovviamente anche una protezione per l'udito. Va ovviamente da sé che non solo non sentite un ostacolo se non le accendete, ma che bisogna poi collegarle alla radio tramite un PTT. Trovate un microfono bellissimo da aviatore che vi potete avvicinare o allontanare dalla bocca a seconda dell'evenienza e avete anche questo archetto superiore che nel caso si può rimuovere per andare ad attaccare direttamente sull'elmetto, cosa che è consigliata perché è molto fica. Troviamo i tastini per andare a regolare il volume, aumentandolo, abbassandolo e ovviamente accendendo e spegnendo le cuffie. Troviamo i tastini per regolare il volume qui di fianco, più e meno, penso sia la palissiano quello che fanno, e questo in mezzo invece ci permette di accendere e spegnere le cuffie. Altra cosa importante è questo. Questo qui è un microfono che non serve per parlarci dentro, come questo qui, ma serve per sentire i rumori che ci vengono dall'esterno, perché altrimenti con queste indosso siete letteralmente isolati nel vostro mondo. Ovviamente serve essere un minimo preparati per andare a giocare perché dovrete metterci dentro le batterie, altrimenti sono quasi inutili. I nuovi modelli offrono anche questo sistema che permette di andare a regolare il microfono con la sua altezza in maniera molto più intelligente, che personalmente è essenziale, potete anche andarlo a chiudere di lato nel caso non lo utilizziate. Asabadaba! È la mia nuova catchphrase. Ad ogni modo, ad ogni modem, ovviamente, e qui c'è da dire una cosa molto importante, queste sono repliche per il software, non sono a livello di Sordin o altri marchi che fanno cuffie un pochino più incazzate anche per essere utilizzate in contesti dove ci si spara addosso davvero e quindi ti serve veramente un livello molto più alto. Sono ovviamente fasce economiche, costano inevitabilmente di più rispetto alle cuffie perché, come detto, non solo dovete prendere queste, ma vi serve anche qualcosa per agganciarle alla radio, perché hanno questo mega geccone qui che vi impedisce ovviamente di gemmarlo direttamente all'interno della vostra radio. Tutto questo mega pippone per dire che sì, molto fighe, ma non hanno una riproduzione del suono esterno perfetta, idilliaca al resto, quindi certi suoni a una determinata distanza non li sentirete altrettanto bene che con le vostre piccole orecchiette. E altra cosa importante, se le sbattete, quindi se sbattete la testa o se ci prendete contro troppo forte col calcio del fucile quando entrate in puntamento, queste si spengono per protezione dei microfoni o un sistema al loro interno e quindi poi vanno riaccese. È una cosa da tenere a mente, è ovviamente una parte del vostro setup che andate ad aggiungere, quindi andate a complicare ulteriormente le cose. È chiaro che le complicate ma le semplificate allo stesso tempo, dovete sapere per usare la vostra attrezzatura. Questo è il pippone finale a riguardo. Quindi, capito che ci sono sostanzialmente questi due sistemi, qual è quello che consiglio? Qual è il sistema migliore? Nessuno dei due. Ci sono situazioni in cui ha senso andare con un auricolare per andare più leggeri, anche a seconda del setup che state utilizzando e del contesto, ovvero fate una giocata molto scazzo, siete all'aperto, siete in boschivo, magari i cuffioni che si possono spegnere dopo che state camminando per 14 ore, se non siete molto pratici e non vi volete portare dietro batterie extra, bla 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 bla, è meglio non averli. Il risultato e la soluzione migliore in questi contesti è sempre quella che ha adottato War, ovvero avere sul proprio setup 12 PTT diversi, un auricolare e un paio di cuffioni, perché nel caso questi smettano di funzionare, ripiegate su questo che raramente si spacca, pesa niente, ve lo portate dietro e siete tranquilli al 100%. Due parole, due, sui sistemi PTT che stanno per premi, solo risposte sbagliate, ce lo so anch'io che è push to talk. Scrivetemi nei commenti perché cosa sta PTT. Solo risposte sbagliate. Comunque, push to talk significa che per parlare in radio, a meno che non vogliate attivare il Vox, che sostanzialmente è una funzione che ogni volta che voi aprite la bocca o c'è un suono, per essere più corretti, il canale radio si apre e voi comunicate con gli altri della squadra. No, no, è letteralmente l'inferno. Io vi consiglio, con la vostra squadra, la prossima volta che andate a giocare, attivate tutti il Vox e vedete quanto tempo ci mettete a rage quittare. 0,5 secondi speedrun, giuro.
questo sistema qui, sostanzialmente andate a premere il pulsantino che c'è qui, andate a infilare il jack molto grosso della radio qui dentro e quell'altro jack che vi butta fuori, che ve lo va a convertire dentro la radio. Questo è molto comodo perché questo sistema ve lo appoggiate addosso dove vi pare, lo premete, andate ad attivare il canale radio. Confido che sappiate come funziona il PT. Vorreste sapere più nello specifico come andare a montare questo tipo di sistemi all'interno del vostro setup in maniera funzionale, vi linko qua sotto il video che abbiamo fatto con il buon Ward, il suo setup, che ha un setup cavi, cavetteria, radio e il resto delizioso, stupendo, livelli sfrigolanti. Quindi ve lo lascio lì linkato in descrizione se volete vedere poi come, una volta che li avete comprati, sistemarli sul vostro setup. Ovviamente, come ho detto prima, questo va a complicare ulteriormente le cose. Non dovete essere spaventati di mettervi alla prova, però dovete imparare a utilizzare queste cose. Non è che le comprate, ve le sbattete addosso e poi andate a giocare, come fanno in molti. Adesso che sapete come funziona un sistema radio, potete prendere le decisioni che vi permetteranno poi di andare a selezionare il tipo di attrezzatura che fa per voi. Vi ricordo inoltre che se giocate in CQB, quindi all'interno di palazzi, scatole grandi formato uomo, queste proteggono l'udito e lo proteggono davvero. Io che faccio un sacco di CQB ho l'elmetto munito di queste robe qui, o comunque me le porto sempre dietro, perché una flashbang che all'esterno fa un decibel di un determinato tipo, all'interno di una stanza chiusa con due porte, vi stura le orecchie. Quindi proteggete il vostro udito con proteggete il vostro udito con Earmore o Midland o quello che vi pare. Vi lascio linkato in descrizione tutti questi prodotti, così potete andarveli a spippolare per saperne di più. Vez, 5.000 like, vado a giocare con le AirPods. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo splendido viaggio all'interno dei sistemi di comunicazione, all'interno del mondo del software. Abbiamo veramente grattato la superficie, non vi voglio annoiare ulteriormente. Se volete altri contenuti di questo tipo, scrivetecelo nei commenti, soprattutto se volete approfondire determinati aspetti di quello di cui ho parlato, scrivetelo nei commenti, perché sono sempre contento di poter condividere la mia esperienza. Ah, e ovviamente va da sé che di Earmore ci sono tipo 200.000 colori e modelli anche differenti, come tipo l'M31, che è il mio modello preferito perché ha un sistema che permette di andare a connettere un auricolare che non prende l'audio direttamente da di fianco. Particolarità in più che, se volete, potremmo affrontare nel grande e incredibile setup di Red. Io e la mia torre di Babele di Earmore vi ringraziamo per essere stati qui con noi in questo stupendo sabato. Vi ricordo di guardare in descrizione perché trovate tutti i link di questi prodotti e soprattutto il link del Monopoly Software Shop, dove siamo adesso. Siamo a Reggio Emilia, offriamo servizi. Abbiamo attrezzature da software, outdoor, avventure nel mondo e tanto divertimento per tutta la famiglia, quindi mi raccomando, dategli un occhio. E date un occhio anche alle nostre pagine Instagram, ragazzi, è importante, pubblichiamo sondaggi dove potete scegliere se vi piace di più la Luger o la TT33, cioè potete vivere senza prendere questa decisione? Ve lo sto chiedendo. Vi auguro uno splendido sabato, un sacco di divertimento, un sacco di partite software e, come al solito, stay angry! Aspetta, che è un momento. No, Giuse, tua madre. Dai, cavami, si un regalo. Dai, togli questo stacco di coso.